l'ennesima edizione della giornata ecologica in mare, la manifestazione organizzata dall'associazione Circolo Diportisti di Bellaria e Gioia Marina nasce per sensibilizzare verso il problema dell'inquinamento in mare. Ci sono anche dei bambini di Legambiente. Sì, giusto, ci sono anche ragazzi di Legambiente, che gli scout di mare vengono con noi sulle barche in mare a raccogliere la plastica, invece quelli di Legambiente vanno lungo il canale, lungo i fiumi, sempre per una questione di pulizia. Ogni anno, tra l'altro, ritrovate tantissimo materiale. Forse la gente non lo sa, ma il mare nasconde tantissimi rifiuti. Purtroppo sì, anche se noi viaggiamo e non si vede, si vede pochissimo, ma purtroppo la plastica galleggia sott'acqua a un metro e molte volte ce le ritroviamo anche nelle eliche delle barche. Questi materiali vengono giù dai fiumi, purtroppo non ce ne accorgiamo, ma dalle città del nord, noi che siamo molto predisposti al fiume Po, quando viene giù pioggia fiumana c'è molto purtroppo di questo materiale inerme. Noi adesso siamo in pieno mare, ma lungo la costa ci sono quante imbarcazioni e cosa stanno cercando lungo le scogliere? È un gruppo sommozzatori di Bellaria che partecipa con noi, che sono molto utili perché venendo giù questi materiali inermi si bloccano nelle scogliere e loro vanno sotto con le tute e riescono a togliere tutto questo materiale inerme. Sarebbe da far più spesso, ma purtroppo l'organizzazione è un po' difficoltosa, quindi ogni tanto durante l'anno riusciamo a farla. Ma cosa si sente di dire a chi ci guarda? Qual è il messaggio? Non buttiamo nulla in mare? Ma più che in mare è la differenziazione che viene fatta anche attorno a casa tua, l'immondizia che viene buttata via, molte volte si vede nei cassonetti che viene buttato di tutto, e proprio da lì capisci che non c'è la buona educazione di fare questa divisione. Purtroppo avviene poi parte addirittura da casa nostra questa plastica, questa immondizia. Una bellissima giornata non solo dal punto di vista meteorologico, anche perché questi ragazzi che tutti gli anni fanno questa iniziativa ci fanno felici, innanzitutto perché sono dei volontari e il volontariato va sempre premiato. Quest'anno c'è l'accoppiata, anche se non è il primo anno, con gli scout, per cui c'è anche una parte educativa, no? Che si fa forza. Abbiamo appunto questa iniziativa che è, particolare, perché le scogliere che sono normalmente vietate all'accesso sono in questo caso accessibili, ma per fare un'iniziativa ambientale, un'iniziativa di pulizia, insomma, per dare sempre un più bel aspetto alla nostra città. Sindaco, una bella bandiera blu svetta sul portocanale di Bellaria e Gioia Marina, però la 21ª edizione di questa giornata, no, alla sensibilizzazione in mare, resta un appuntamento fisso per questa città. Sì, quello che fa piacere vedere i ragazzi, i giovani,
le ragazze e i ragazzi che si avvicinano e sono più bravi, sono più facili da sensibilizzare, probabilmente saranno la guida dei prossimi anni per tutti, perché noi adulti abbiamo sì ascoltato, ma non sempre siamo bravi a mettere in pratica il rispetto della natura, del nostro mare, che in questo caso è divertimento, passione, lavoro per i nostri operatori turistici. Star bene nella natura vuol dire star meglio anche noi stessi, non tutti l'hanno capito, e quindi ringrazio gli organizzatori, gli amici diportisti piuttosto che gli amici del volontariato che si occupano di accompagnare questi ragazzi per queste giornate che, accompagnate dal sole, da questo tempo meraviglioso, danno il là anche ai nostri turisti, perché sanno di poter contare su una città che ama il mare e che pensa anche al loro benessere. Un'amministrazione, la vostra, molto attenta soprattutto alla cura e al benessere del mare. Sì, fra l'altro qui in questo ambiente, il porto che recentemente abbiamo cominciato a ristrutturare, e fra l'altro l'anno prossimo anche la parte opposta dove siamo noi adesso sarà motivo di ristrutturazione. Vuol dire avere a cuore il porto, il nostro fiume che va a finire in mare, e questo noi con i tempi che corrono, difficili quanto vogliamo, ma la sensibilizzazione c'è e noi facciamo di tutto perché il mare, il porto siano il centro di Bella Riegia Marina. Questa edizione, come vede, la partecipazione è sempre stata molto sostenuta, molto piacevolmente sostenuta, e fa sempre molto piacere poter fare del bene al nostro territorio. E purtroppo quest'anno abbiamo l'acqua che è appena passata una mareggiata, quindi non è proprio limpida limpida, ma è dovuto alla stagione, nulla di preoccupante. E i nostri sommozzatori hanno recuperato tutto quello che si poteva recuperare nelle scogliere qui di fronte, e per fortuna vedo poca plastica, molti rami, quindi vuol dire che la coscienza civile dei nostri cittadini sta dando i suoi frutti, perché anni indietro, ricordo, era molto più la plastica che recuperavamo dei rami portati dalle fiumane. Quindi direi che è una valutazione molto positiva da parte mia. L'ultimo studio risalente al 2017 parla di 8 milioni di tonnellate di plastica che finiscono in mare in scala mondiale. Ecco, dati che a quanto pare aumenteranno da qui al 2030. C'è da preoccuparsi? Oh, ma c'è molto da preoccuparsi e c'è da fare, perché poi io vedo che, coinvolgendo anche questa mattina, mentre noi raccoglievamo quei bambini, gli stessi bagnanti, insomma persone, ci salutavano e ci facevano i complimenti, quindi vuol dire sì, c'è qualche politico di grande fama che dice che i cambiamenti climatici non ci sono, che qui che là, però quando cominciamo a vedere che la tartaruga muore, i bambini stessi, la balena gli trovano i sacchetti di plastica, e le nanoparticelle finiscono appunto come cibo del pesce, poi te le ritrovi e poi il cancro aumenta. Quindi la nostra scommessa, anche che abbiamo fatto con il circolo di Legambiente Turismo, qui abbiamo una ventina di albergatori che sono soci di Legambiente e si sono dato un codice volontario, però hanno visto che c'è anche una ricaduta economica, perché quando un ospite vede che tu albergatore ti interessi e non gli dai solamente da mangiare per riempire la pancia, ma anche stai facendo un'azione buona, rispettosa, e come dire, l'anno prossimo si fidelizzano. Quindi rispettare l'ambiente, alla fine, immediatamente sembra che sia un costo, però se abbiamo l'occhio un pochettino più lungo c'è un ritorno anche economico e di salute e di buon vivere, perché è quello a cui dobbiamo tendere. Hanno partecipato all'evento i sub-ONK, Legambiente, la Protezione Civile e i Boy Scout. I Boy Scout, esattamente, sì, una bellissima cosa questa. Perché noi crediamo in un mondo più pulito e quindi ovviamente quando ci sono attività di questo genere noi siamo i primi a essere, cioè proprio in prima linea. C'è da dire anche che il nostro gruppo è, essendo nautico, quindi oggi siamo stati accolti dal circolo diportisti e quindi abbiamo lavorato insieme a loro in quanto gruppo nautico, specialità tipica proprio di questa zona. Insomma. I ragazzi si sono divertiti? Beh, direi di sì, diciamo che la cosa più bella è che gli piacerebbe pilotarle le barche, ma più avanti lo faranno, dai, quando saranno un po' più grandi.